Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, il segretario regionale del Partito Democratico abruzzese Michele Fina lancia un appello al Movimento 5 Stelle affinché i due partiti vadano uniti ai ballottaggi delle prossime elezioni amministrative. Non escluso che PD e Movimento 5 Stelle possano anche allearsi in maniera più strutturata per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. È quasi fatta per l'accordo tra PD e 5 Stelle in vista dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Cinque comuni abruzzesi torneranno al voto il 17 e 18 ottobre, fatta eccezione per Roseto degli Abruzzi, dove il sindaco uscente del PD di Girolamo si è classificato quarto. Negli altri comuni i candidati del centrosinistra si giocheranno la poltrona di primo cittadino. È un risultato gratificante, ha dichiarato il segretario regionale del PD, Michele Fina, che ora è al lavoro per una coalizione di più ampio respiro. A Sulmona 5 Stelle e PD hanno già trovato la quadra al primo turno sul candidato Di Piero, che se la vedrà col civico Gerosolimo. E oggi Fina tende la mano ai grillini anche per quanto riguarda Lanciano, Francavilla al Mare e Vasto. Faccio un appello al Movimento 5 Stelle e a tutti coloro che non hanno sostenuto la nostra coalizione, i nostri candidati sindaci, perché possano decidere di sostenerli. Loro stessi hanno già dimostrato di saper raccogliere molti più consensi delle coalizioni stesse che li hanno sostenuti, quindi sono le persone giuste per guidare quelle città e quindi il mio appello è a guardare all'interesse di quelle città al di là dell'appartenenza politica, perché lo stesso appello che rivolgo al Movimento 5 Stelle lo rivolgo a tutti e a tutte. Dopodiché io penso che in Abruzzo ci sia un ottimo rapporto sicuramente tra il PD e il Movimento 5 Stelle. A Lanciano il candidato del centrosinistra, Marongiu, secondo classificato, se la vedrà con Paolini del centrodestra. Nella città frentana i 5 Stelle hanno conquistato il 5% dei consensi. A Francavilla la Russo si opporrà ad Angelucci, anche qui centrosinistra contro centrodestra, mentre il candidato grillino si è fermato a 7 punti percentuali e mezzo. Stessa contrapposizione a Vasto, dove si sfideranno Menna e Gian Giacomo, coi 5 Stelle che al primo turno hanno ottenuto 10 punti e mezzo. Ovviamente al secondo turno sarà tutta un'altra storia, si ripartirà con i voti azzerati ed è tutt'altro che scontato che in caso di alleanza le percentuali ottenute al primo turno possano essere semplicemente sommate. Ad ogni modo ogni comune farà storia a sé e bisognerà far accordare i diversi gruppi cittadini. No alle soluzioni politiche imposte dall'alto, conferma Fina, ma ho riscontrato ampia disponibilità da parte dei 5 Stelle e credo che l'accordo sia possibile, ha concluso il segretario del PD, in ogni città. Ma PD e 5 Stelle intanto guardano al futuro ben oltre le amministrative. I due partiti, così come a livello nazionale, sono al lavoro per costruire un'alleanza strutturata tramite cui possano arrivare a braccetto alle elezioni regionali del 2024. Possiamo essere in grado di costruire anche un progetto domani di governo della regione. D'altra parte abbiamo la responsabilità di essere alternativa a questo malgoverno Marsilio che è così alieno dall'Abruzzo. Ed ora una notizia di cronaca: un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Tollo. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo via Santa Lucia quando all'ingresso di una curva ha perso il controllo dell'utilitaria che prima ha sbattuto contro una colonnina del gas e poi si è schiantata contro un albero. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, i soccorsi del 118 sono arrivati in modo tempestivo e il ragazzo è stato trasportato a Pescara. Sul posto per i rilievi hanno operato i carabinieri della compagnia di Ortona e i vigili del fuoco. Ed ora torniamo ad occuparci della crisi idrica che continua a Pescara. Il primo cittadino Masci ha scritto una lettera per sollecitare l'ACA ad interventi urgenti che mettano fine ai disagi dei cittadini. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Il perdurare della situazione di difficoltà di approvvigionamento idrico in più zone della città di Pescara ed il ripetersi di lamentele e proteste da parte dei cittadini costretti a sopportare i disagi hanno spinto il sindaco Carlo Masci a inoltrare nelle ultime ore una lettera al presidente dell'ACA Giovanna Brandelli e al direttore tecnico dell'azienda acquedottistica Lorenzo Livello. Il primo cittadino di Pescara ha chiesto espressamente ai vertici ACA un report dettagliato sulle problematiche in essere e un calendario del programma di interventi atti a scongiurare il ciclico manifestarsi di mancanza di acqua necessaria sia a scopo alimentare che sanitario e che si ripropone ormai a scadenze continue. Io ho scritto diverse missive all'ACA, mi sento costantemente con il presidente dell'ACA, l'ingegner Brandelli, sapendo anche che l'attuale governance non ha responsabilità rispetto a quello che sta succedendo, però lo stimolo è necessario perché l'ACA ci aveva detto che l'emergenza sarebbe finita intorno al 15 settembre, adesso questa data si è spostata al 15 ottobre, non vorrei che andasse avanti. Certo, il problema della scarsezza dell'acqua nelle sorgenti c'è e ci sarà sempre in misura maggiore nei prossimi anni. Poi c'è il problema della rete idrica che è assolutamente obsoleta e lì ci sono risorse che stanno arrivando col PNRR ed è importante che l'ACA si attivi immediatamente, queste sono le notizie che ho, per far sì che si possano fare velocemente i progetti esecutivi per intervenire sulla rete idrica. Il problema non è solo della città di Pescara, sappiamo perfettamente che il problema è per tutta la provincia di Pescara e per buona parte della provincia di Chieti, soprattutto per le città che si trovano sulla costa, che sono le ultime a ricevere l'acqua delle sorgenti che stanno in montagna. Poi c'è il problema della pressione, oramai la pressione non arriva e non potrà più arrivare con i bar alti che abbiamo avuto in passato, quindi bisogna organizzarsi. La logica della transizione ambientale è che ciascuno deve fare la sua parte, sia gli enti pubblici, sia i privati e sia il cittadino, quindi c'è un percorso virtuoso che dobbiamo attivare, che parte dall'ACA e per questo la sollecitazione, poi passa per tutta una serie di soggetti che devono far sì che comunque si arrivi ad avere l'acqua nelle case. Oggi questo avviene con grande difficoltà e per questo è il mio intervento, che sarà costante proprio per stimolare l'ACA ad accelerare tutti i processi per evitare quello che è successo in passato, che si pensasse più alle assunzioni piuttosto che alle reti idriche. Adesso proseguiamo cambiando argomento perché andiamo a vedere la prima neve sul Gran Sasso caduta questa notte sulla vetta del Corno Grande, oltre i 2700 metri di quota, cima imbiancata che vedete da questa immagine ripresa da una delle due webcam della stazione meteorologica dell'associazione Caput Frigoris a Campo Imperatore. La temperatura ora si aggira attorno allo zero con il perdurare del maltempo e le condizioni meteo che stanno peggiorando, soprattutto in quota. Dunque vedete appunto la cima imbiancata che insomma prelude all'autunno e soprattutto all'arrivo dell'inverno. Andiamo avanti e proseguiamo con il nostro giornale. Tornando a Pescara, continua a far discutere l'autovelox in via di Sotto dopo le decine di ricorsi presentati. Alcuni giudici di pace, scusate, hanno annullato le multe e intimato al comune di pagare le spese. Vediamo. Questo autovelox è stato tolto perché durava 6 mesi il provvedimento di autorizzazione, quindi era già previsto che durasse per 6 mesi. Nel frattempo i giudici di pace, più giudici di pace, quindi più persone, hanno emesso sentenze, le ultime in questi giorni, che hanno annullato le sanzioni appunto emesse dal comune di Pescara e addirittura in alcuni casi hanno condannato il comune a pagare le spese legali. Questo vuol dire che chiunque ha messo mano dall'esterno a questo provvedimento ha visto che fa acqua da tutte le parti. Ricordiamo che già nel mese di maggio addirittura il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva giudicato come inadeguato questo strumento. Ogni giudice di pace che appunto è stato chiamato nel merito
ha emesso sentenze dello stesso tenore. La cosa molto grave è che a questo punto il Comune, anziché rendersi conto di aver fatto un enorme pasticcio su circa 25.000 persone, sta impugnando queste sentenze avverse, portando le persone in tribunale, quindi costringendole a pagare anche l'avvocato, sicuramente per costi più alti rispetto a quanto costa un ricorso al giudice di pace. Questo vuol dire accanirsi nei confronti dei cittadini di fronte ad un provvedimento che tutti hanno giudicato estremamente ingiusto, ma anche a questo punto non legittimo, perché lo dicono a questo punto le sentenze dei giudici di pace. Quindi qual è la vostra proposta, se c'è in questo momento una proposta del centro-sinistra? Ma loro devono chiedere scusa, perché hanno portato davvero tante persone in difficoltà e le stanno portando in tribunale, nonostante tutti dicano il contrario. Quindi dovrebbero almeno chiedere scusa, evitare di portare le persone in tribunale, prendere atto di un enorme fallimento da questo punto di vista e, ripeto, chiedere scusa, perché ancora si stanno trascinando gli effetti di questo provvedimento che fa acqua da tutte le parti. Ci spostiamo a Teramo. La Primo Riccitelli ha presentato la stagione dei concerti 2021, 7 le esibizioni di musica classica in programma che si snoderanno da ottobre fino a fine anno. Per l'occasione riaprirà al pubblico il teatro comunale. In città c'è grande entusiasmo per questa ripartenza. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Torna la musica classica in città e torna ad essere eseguita e ascoltata al Teatro Comunale di Teramo. La Primo Riccitelli, l'associazione culturale teramana della musica, teatro e danza, ha presentato la stagione dei concerti 2021 che si snoderà da ottobre sino alla fine dell'anno. C'è entusiasmo intorno a questa ripartenza. Che nuova stagione sarà? La stagione dei concerti, una stagione di musica classica, e parte il 19 ottobre. Torniamo al Comunale, anche se solo per il concerto inaugurale, poi avremo altri 6 concerti che verranno effettuati, alcuni nella sala polifunzionale e alcuni nell'aula magna dell'università, tutte e due collocazioni anch'esse ottime, e abbiamo deciso, a seconda del tipo di spettacolo, del numero degli artisti, e fortunatamente per quello inaugurale, che è l'orchestra di Kiev, più di 50 elementi, possiamo disporre del Comunale. 7 concerti dunque fino a dicembre, uno più bello dell'altro, assicura il direttore artistico della Primo Riccitelli di Teramo, Nazareno Carusi. Un debito culturale con la città che sarà colmato con la presenza di artisti eccellenti. Chi saranno gli artisti che verranno a Teramo? Giuseppe Andaloro con l'orchestra della radio ucraina, poi ci sarà Claire Wansi, vincitrice del concorso Gesanda. Ci sarà il quartetto latinoamericano, preceduto dal gruppo straordinario dei solisti aquilani con due musicisti d'eccezione quali Alessandro Milani e Luca Ranieri, dopo la Roma 3 Orchestra, dopo ancora verranno Vincenzo Rana e Pierluigi Camicia, massimi esponenti della meravigliosa scuola pianistica pugliese. E infine l'ultimo concerto, Daniele Orlando, Gabriele Geminiani e Enrico Pace, cioè 3 dei massimi musicisti italiani di oggi, che dedicheranno questa chiusura a Beethoven, come è giusto che sia. Torniamo a Pescara, dove questa mattina è stato presentato presso il Centro Servizi per il Volontariato l'ultimo numero di Voci di Dentro, il mensile realizzato in collaborazione con i detenuti delle case circondariali di Pescara e Chieti. Vediamo. Si chiama Voci di Dentro, il mensile confezionato da alcuni giovani redattori guidati dal direttore Francesco Lopiccolo e con gli iscritti e la collaborazione dei detenuti delle case circondariali di Pescara e Chieti, per narrare quello che accade dietro le sbarre e per portare fuori dal carcere i racconti di chi domani uscirà provando ad essere una persona migliore. Questa mattina alla presentazione dell'ultimo numero del periodico intitolato Benvenuti nell'inferno dei vivi. E questo numero prosegue, è sulla linea dei numeri precedenti, sul numero precedente sul jacuzzi di luglio, questo di settembre è invece la continuazione, quindi c'è di nuovo
il carcere raccontato, disegnato, fotografato, descritto dalle persone detenute, che fanno cronaca e raccontano quello che accade, come si vive all'interno del carcere, com'è la quotidianità, giorno per giorno. C'è gli articoli che parlano delle docce, gli articoli parlano del bagno, della cella, della domandina, c'è il racconto diretto interno di quello che avviene. L'importante è che si mantenga il contatto con la comunità esterna, è uno dei fattori previsti anche dalla stessa normativa ovviamente, che si mantenga il contatto con il mondo esterno, e la rivista è uno di questi esempi. Questa rivista ormai dura da tanti anni e coinvolge sia il carcere di Chieti che quello di Pescara. Vi partecipano tanti detenuti, nel carcere di Chieti di cui io sono direttore parliamo di 10-15 detenuti, partecipano sia come redazione e scrivono loro stessi gli articoli e prendono anche contatto, come è accaduto poco tempo fa, anche tramite il sistema di Teams, Skype, anche con persone esterne per redigere questi articoli. Oltre questo progetto è anche un'occasione per articolare dei corsi all'interno dei nostri percorsi trattamentali che possono insegnare ai detenuti anche a scrivere, a parlare, a rapportarsi con il mondo esterno. Entra a far parte del patrimonio del Comune di Pescara il terreno della Croce Rossa attiguo al Museo del Mare. Contestualmente la Croce Rossa di Pescara potrà trasferirsi nei locali situati sotto la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Questa mattina sono stati illustrati i dettagli di questa operazione, conclusa con una delibera firmata dall'assessore al patrimonio Patrizia Martelli, e sono stati illustrati anche dal capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco. Vediamo. Il Comune di Pescara acquisisce un'area strategica a ridosso del Museo del Mare. Contestualmente la Croce Rossa di Pescara avrà una nuova sede all'interno dei locali della stazione di Porta Nuova. Sì, domani il Consiglio Comunale voterà questa proposta di delibera e si chiude una pagina brutta per la storia di questa città, che è stata aperta nel 2018 dall'allora presidente della provincia Di Marco, che sfrattò la Croce Rossa dai locali della provincia, e noi alacremente abbiamo lavorato in questi anni, dal momento in cui ci siamo insediati, affinché questa pagina brutta si potesse chiudere e finalmente vediamo la luce dopo anni di buio, per cui il Comune di Pescara, come hai ricordato bene, acquisirà un'area importante in una zona strategica di fianco al Museo del Mare. Di proprietà della Croce Rossa Nazionale. Esattamente, e la Croce Rossa avrà una sede nella stazione ferroviaria di Pescara, e una sede per la quale non pagherà per 8 anni e 6 mesi il canone, a fronte della concessione del passaggio a titolo gratuito al Comune di Pescara di quest'area strategica. Un'operazione importante, straordinaria. Da assessore al patrimonio sono davvero soddisfatta. Dopo 2 anni di duro lavoro, finalmente riusciremo a dare alla Croce Rossa italiana una sede come base operativa, e nel frattempo riusciremo ad acquisire un terreno della Croce Rossa nazionale, che per noi sicuramente è strategico per l'amministrazione comunale. Un grande risultato dovuto a 2 anni di duro lavoro, e per questo ringrazio tutto il servizio patrimonio e l'amministrazione comunale, che naturalmente mi ha supportato per raggiungere questo grande obiettivo. Adesso ci occupiamo di sport, partiamo dal calcio di Serie C. Dimenticare il KO con la Reggiana e mettersi alle spalle anche le polemiche sull'arbitraggio. Queste le parole d'ordine in casa Pescara alla vigilia del match di lunedì a Chiavari contro la Virtus Entella. A caricare la squadra ci pensa l'attaccante Luca Clemenza, che ascoltiamo. Luca Clemenza, il bomber del Pescara, 3 reti per te fino ad oggi, un bottino sicuramente importante, tra l'altro sei stato tra gli ultimi ad arrivare in maglia bianca-azzurra, insomma stai facendo bene, sei soddisfatto? Sì, dai, sono soddisfatto, perché comunque sia sono partito bene, però non mi accontento, perché comunque sia è ancora poco quello che ho fatto, e sono convinto che posso dare ancora tanto, sempre di più in ogni partita, e sono pronto. Ed è smaltito la rabbia per la sconfitta con la Reggiana?
Ma diciamo che sì, c'è stata un po' di rabbia perché comunque sia un risultato non era giusta la sconfitta dopo una partita che comunque abbiamo giocato veramente bene. Quindi noi siamo consapevoli di essere una squadra forte e siamo consapevoli di preparare ogni partita nel miglior modo per andare in campo e portare a casa i 3 punti. Cosa manca a questo Pescara in questo momento? Siete reduci da 2 pareggi e 1 sconfitta. Secondo me non manca qualcosa in particolare, diciamo che ci diamo a compattare a un momento non difficile, a un momento così così, però sappiamo che siamo e abbiamo giocatori forti, quindi la miglior cosa è compattarci e andare in campo per vincere sempre tutte le partite. Lunedì c'è questo posticipo con la Virtus Entella a Chiaveri, incontrerete una squadra che non sta facendo benissimo, già 3 sconfitte per i Liguri. Ma è meglio non sottovalutare niente e nessuno in questo campionato, perché le partite, come sempre detto, sono tutte difficili e l'Entella è una squadra, è un organico veramente forte, quindi noi dobbiamo andare concentrati e determinati a portare a casa la vittoria. Ecco, cosa c'è da temere della formazione di Mister Volpe, secondo te? Un po' tutto l'organico, perché ripeto, hanno giocatori forti, hanno un attacco in centrocampo e una difesa forte, si gioca in 11, quindi non c'è niente da temere perché comunque siamo anche noi forti, ma non bisogna sottovalutare l'avversario o pensare che vengano da un periodo difficile, perché comunque sia, ripeto, le partite sono tutte difficili. Luca, per chiudere, quanto è importante la gara di lunedì in questo momento storico del campionato? Un'importanza, ma un'importanza come tutte le altre partite, diciamo che vincere, portare a casa i 3 punti di Entella sicuramente possono dare una spinta ulteriore, però tutte le partite sono importanti, non ce n'è una che sia meno importante. Adesso andiamo in casa del Teramo che prepara la partita di Pistoia sabato alle 17:30 con la direzione di gara affidata a Mattia Ubaldi di Roma 1. Trasciani infortunato, Soprano non ancora recuperato e ci sono poi le assenze dei nazionali. Queste le preoccupazioni per il tecnico del Teramo. Andiamo ad ascoltare. Forse tutto parte dal forte risa di Lucca e da quel traversone all'83esimo di Francesco Rillo, di un tale Francesco Rillo. Noi con Marco ci conosciamo da tempo, quindi quando so che lui quando va in mezzo ci va sempre deciso. L'ho guardato, l'ho messa in mezzo, fortunatamente è andata bene. Diciamo che sono un po' figlio d'arte, sia mio fratello che mio padre avevano un bel piede, erano entrambi, mio fratello sinistro e mio padre era un destro. Però avevano tutti e due un bel piede, diciamo che un po' di famiglia, però ovviamente ci ho lavorato molto anche su quello. E adesso sì, sto lavorando molto anche sulla... Già sono migliorato rispetto a qualche anno fa, ma sto migliorando molto sulla struttura per mettere qualche chiletto in più. Certo, sì, siamo una squadra nuova, siamo una squadra giovane, però penso che ci sono tanti margini di miglioramento, magari ci poteva stare, come perché magari anche l'anno scorso a Caserta all'inizio non è stato dei migliori, ma alla fine poi siamo arrivati ai playoff, quindi è un inizio che ci può stare, capire bene ciò che vuole il mister. Poi ci sta anche il fatto che siamo una squadra giovane, ma tutto fa esperienza, diciamo, quindi piano piano capiremo le cose da migliorare, dove commettiamo gli errori. E io penso che però alla lunga con questa filosofia poi avremo i risultati sperati. Magari adesso ci siamo liberati, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo e continuare così per fare un'altra vittoria. Ed ora è la Serie D nel recupero di ieri della gara sospesa dal 13° del primo tempo lo scorso 26 di settembre. Il Castelnuovo ha battuto il Fano in rimonta 2-1 portandosi così al secondo posto solitario in classifica alle spalle del Trastevere. Il servizio è di Stefano Recanati. Sul neutro del Mariani Pavone di Pineto va di scena il recupero della seconda giornata di campionato, gara interrotta al 13° del primo tempo lo scorso 26 settembre a causa dell'infortunio accorso al direttore di gara. Guido Di Fabio conferma per 10 undicesimi la formazione presentata nel derby contro l'Avastese con il solo Corticchi a centrocampo chiamato a sostituire Marianeschi. Non recupera Terrenzio, al suo posto c'è Orlando. Un cambio anche per mister Carmelino Gioffè che rispetto alla gara vinta contro il Castelfidardo mette in campo Manè al posto
posto di Del Ricarri. Per il resto spazio in avanti a Esposito, Tortori e Casolla alle spalle di Broso. Subito concentrato e propositivo il Castelnuovo, che impensierisce subito il portiere ospite con Corticchi al quindicesimo, con un tiro al limite mazza festa, si è attento e allontana la sfera. Il Castelnuovo continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, ma al 28esimo arriva la giocata che sblocca la partita. Esposito lavora bene un pallone sulla sinistra che arriva ad Antezza. Il centrocampista dai 25 metri tira fuori dal cilindro una conclusione che lascia impietrito Grace. I neroverdi accusano il colpo e non riescono più a manovrare con disinvoltura, così il Fano prova ad approfittarne con la discesa sulla destra di Gualtieri, ma la conclusione dell'esterno esce di poco. Decisiva in questo caso la deviazione di un difensore in maglia nero-verde. Come domenica scorsa, ancora un errore di leggerezza spiana la strada ad Esposito, che si invola verso la porta avversaria, ma un super Orlando recupera e dice no all'ex fantasista del campo basso. Con gli stessi effettivi in campo del primo tempo, la ripresa propone subito la timida risposta dei padroni di casa con Degidio, ma la girata di testa del numero 7 finisce lentamente tra le braccia di Zafestas. Si dispera a centroare a Ripa, che pregustava già la sponda del compagno per la conclusione verso la porta. Di Fabio prova a mischiare le carte, manda in campo Modugno al posto di Petronelli, passando a un 4-2-4 in fase di spinta. La mossa è vincente, dato che al 23esimo il Castelnuovo trova la rete del pareggio. Fa tutto Stefano Degidio, bravo ad accentrarsi e dal limite dell'area di rigore a trafiggere l'incolpevole Zafesta, smesso fuori causa da una deviazione. I padroni di casa cavalcano le ali dell'entusiasmo e due minuti più tardi passano a condurre. Azione insistita di Emili in area di rigore con la sfera che giunge dalle parti di Degidio, bravo questa volta a vestire i panni di assistman e servire a Ripa un cioccolatino che il numero 9 deve solo spingere in rete per il suo secondo gol consecutivo dopo quello nel derby. Ribaltata la sfida, il Castelnuovo non rinuncia a spingere, da Comodugno anche l'occasione per mettere in ghiaccio la gara, ma la sua conclusione ad incrociare fa la barba al palo. Al triplice fischio finale, gioia in casa Castelnuovo per una vittoria che proietta la formazione di Di Fabio al secondo posto solitario dietro al Trastevere. Adesso il tennis. A Città Sant'Angelo sono andati in scena i campionati regionali di tennis maschile classe veterani. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Tennis di Silvi, il servizio di Giuseppe Dintino. Incoronati campioni regionali maschili di tennis, classe veterani. Oltre 60 atleti da tutto l'Abruzzo si sono sfidati a Città Sant'Angelo per l'edizione 2021. Campione nella categoria over 40 è Gabriele Sorgi del Circolo Tennis di Avezzano. Negli over 45 si è imposto Massimiliano Scimia del Circolo dell'Aquila. Negli over 50 il titolo è andato ad Alba Adriatica con Sergio Di Filippo Antonio. I nuovi campioni over 60 e over 65 sono rispettivamente Carmine Ricco di Roseto e Costantino Di Donato del Circolo La Campagna, mentre Luciano Ciccottelli ha vinto tra gli over 70. L'evento è stato organizzato dal Circolo Tennis di Silvi. C'è stata una bella battaglia nel campo, si è vista delle partite avvincenti in cui il passare degli anni non fa diminuire la voglia di continuare a giocare a tennis, e questo ci fa assolutamente molto piacere. Questa edizione è stata dedicata alla memoria di Sergio Mazzone, maestro e pioniere del tennis abruzzese. Per quanto riguarda l'uomo, Sergio Mazzone era un grande amico, è stata la persona che mi ha impostato sui campi da tennis, mi dispiace per Silvestro, però devo dire che lui mi è stato vicino e lo ricordo con veramente tanto tanto affetto. Presente a bordo campo anche il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro. Manifestazioni come questa segnano la ripartenza, ha detto il numero uno del Comitato Olimpico Regionale. Ci stiamo riprendendo veramente a grandi livelli, perché c'è una grande volontà e voglia di riprendere a fare attività sportiva. Io in questi ultimi mesi ho girato come una trottola per inaugurazioni e avvio di varie attività di tutte le federazioni sportive. È evidente che le federazioni, gli sport che si fanno all'aperto sono ancora in parte avvantaggiati, però anche per le discipline che si praticano in palestre o al chiuso si stanno prendendo dei provvedimenti che sono certo riporteranno tanti a fare attività sportiva. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento è alle ore 19, on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Telo. È davvero tutto, grazie ancora, buona giornata.